Nella serata di ieri la città di Eboli è scesa in piazza per una simbolica marcia. Si tratta della risposta della società all'ondata di episodi di criminalità che di recente hanno colpito l'abitato. Io immediatamente dopo la bomba, qualche giorno dopo, ho chiesto al prefetto la necessità di valutare, ovviamente questa è una prerogativa del prefetto, di valutare la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, per fare anche un po' il punto della situazione, per capire cosa possiamo fare di più. Noi appena lo Stato ci ha messo a disposizione un finanziamento di 150.000 euro per la videosorveglianza, abbiamo immediatamente colto l'occasione e lo abbiamo installato le telecamere che potevamo mettere. Ne abbiamo fatto un altro progetto di 11 telecamere che adesso dovranno essere installate con un finanziamento dedicato del nostro comune, quindi del nostro bilancio. Quindi è chiaro che stiamo facendo quello che è possibile fare per quanto ci riguarda come amministrazione, oltre ad aver... Per quanto riguarda il comune di Eboli abbiamo modificato l'orario del comando vigile urbano, chiudevano alle 19.30 e lo abbiamo portato alle 21 d'inverno, alle 22 d'estate, ma questo non è sufficiente proprio per la tecnica ormai che questi gruppi criminali stanno utilizzando. Penso sia anche utile questo, un ragionamento insieme con gli altri comuni proprio del territorio, perché qui il fenomeno è diffuso, cioè qui non risparmiano nessuno. E quindi dobbiamo fare in modo che magari tutti insieme possiamo utilizzare altre risorse. Il capitano della compagnia mi rappresentava che c'era un calo dei fatti criminosi, ma faceva riferimento soprattutto a scippi, rapine di questo genere o anche risse, perché chiaramente c'è una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Tutto questo lo dobbiamo dire, cioè c'è una maggiore presenza delle forze dell'ordine sulla nostra città. Questo c'è stato in questi ultimi due anni, insomma questo è avvenuto. Ora l'appello che posso rivolgere ai cittadini è questo, innanzitutto devono denunciare, ma soprattutto devono fare quello che hanno fatto alcuni cittadini, per esempio delle zone periferiche, dove hanno fatto dei gruppi WhatsApp, dove segnalano presenze sospette, e questo è stato molto importante. Cioè, alcuni di questi magari atti che si potevano verificare non si sono verificati perché immediatamente è arrivata la segnalazione a chi di riferimento, quindi ha capito che c'era un problema, c'era un pericolo. E forse questa è una di quelle cose che si possono fare, cioè quella di mettersi insieme, magari un condominio, un quartiere, un'area magari isolata, periferica, possono avere, ma questo è già avvenuto, devo dire, a Campolongo, a Santa Cecilia, a Fiocche, hanno fatto questi gruppi WhatsApp tra le famiglie e quindi si segnalano cose, perché è molto importante, ecco, intervenire prima. Oltre ovviamente l'altra misura è quella di rafforzare, ci vogliono più pattuglie la notte. Questo mi dicevano anche coloro i quali fanno la vigilanza privata, cioè mentre noi siamo al centro magari la pattuglia dei carabinieri sta a Campolongo, sta a Versano, sta a Fiocchi, quindi diventa difficile poi ritornare al centro se segnaliamo un problema. Quindi occorre probabilmente mettere altri uomini. Io spero che questo possa avvenire, lo chiederemo con forza al prefetto, al questore di Salerno, di implementare le forze dell'ordine, quindi implementare il servizio di pattugliamento, specialmente nelle ore notturne.